Bruna Sibilia, secondo mandato come sindaco di Bra, quali sono gli interventi principali che sono stati fatti in questi anni, in particolare adesso? Parliamo soprattutto della riqualificazione del centro storico. Ma direi che nei 7 anni abbiamo cercato ogni anno di fare un intervento di riqualificazione. Certo, quello messo in piedi durante il 2016 è quello più importante perché va a toccare due vie centrali che sono Via Principi e Via Vittorio e sono insieme agli altri stati pensati come elementi di riqualificazione per migliorare l'attrattività del nostro centro storico, per farlo diventare dalle parole ai fatti un centro commerciale naturale, fare in modo che le persone vengano volentieri nella nostra città perché è più bella, perché è più attraente, perché nel frattempo questi bandi molto spesso permettevano e permettono ai commercianti di poter riqualificare le loro attività produttive, un pensiero di riqualificare le aree che abbiano una rivitalizzazione delle attività commerciali per fare in modo che i centri storici non si spengano. Insieme a questa riqualificazione partirà la ZTL ampliata. I cittadini come hanno preso questa decisione? Perché sulla ZTL, sulle zone pedonali, ci sono spesso pareri contrastanti. Allora, ci sono pareri contrastanti, non vi è dubbio. Direi che è stata costruita attraverso un lavoro parecchio lavoro. Direi però che è mediamente accolta molto bene anche perché la riqualificazione che ormai si capisce, ma manca ancora l'arredo, però si capisce come verrà sia in Via Principi che non sarà chiusa al traffico, ma sia in Via Vittorio che invece verrà chiusa al traffico, si vede come può diventare un utile luogo in cui passeggiare, in cui fare shopping, in cui vivere bene la nostra città. Cosa state facendo in particolare per le attività produttive? Quindi c'è insomma in ballo una variante al piano regolatore? C'è una variante al piano regolatore che il 20, prossimo 27 di ottobre andrà in Consiglio Comunale, non riguarda solo attività produttive ma alcune osservazioni fatte da privati e non soltanto da privati, ma la cosa molto significativa di questa variante è che alcune attività produttive chiedono ampliamenti o chiedono insediamenti, chiedono possibilità di poter ampliare la propria attività e questo è un segnale molto positivo dal punto di vista occupazionale in un momento in cui su altri fronti ci sono dei venti di crisi che sappiamo essere molto negativi e li stiamo seguendo con molta attenzione. Io credo che sia molto positivo invece che ci siano una serie di aziende che invece hanno deciso di investire nella nostra città e investire creando nuovi posti di lavoro.